Allora, sono qua in SolidWorks e come ho fatto vedere nei video precedenti, qua ho disegnato l'ellisse, qui ho disegnato l'evoluta e adesso mi sono disegnato il raggio di curvatura. Ok, il raggio di curvatura devo attivarlo. Ok, attivarlo, che ho trovato due formule che corrispondono. Ok, e non sono andato a ricavarmela. Sono andato a copiare la formula da internet e dunque semplicemente ho creato questo. Dopo farò vedere col video editing, metterò entrambe le formule. Le ho fatte entrambe, corrispondono e dunque qui in pratica questa volta curva guidata da equazione però esplicita, al posto della t abbiamo messo la x, sempre tra 0 e 2 p, e questo è diciamo il raggio di curvatura. Ho trovato l'altra formula, ho trovato una formula, ho trovato l'altra formula che si arriva in un altro modo e per confrontare se fossero giuste entrambe. Ok, vado ad attivare, una si arriva in un modo, uno si arriva nell'altra, in un altro modo per ricavarle, però non ho provato a ricavarle, mi sono fidato, però non ciecamente. A questo punto ho controllato se entrambe fossero giuste e sono andato qua. Ok, e corrisponde, e questa qua è sempre esplicita, però come si dice, con un'altra formula che naturalmente poi se uno manipolando algebricamente si arriverà alla stessa, però in due modi differenti si arriva. E adesso con il video editing farò apparire le due formule. Vabbè, ecco, dovrebbe apparire così con, adesso andiamo a vedere, con 40 e 12, andiamo a modificarle così, vediamo se si modifica tutto. Mettiamo qua 53 e qui mettiamo 32, ok. Chiudiamo, CTRL Q. Ok, il problema, giustamente, il problema di queste probabilmente è che devo poi fissare. No, dovrebbe essere giusto questo. Sì, la posizione, certo che non è fissata. Sì, questa dovrebbe essere giusta. Vediamo l'altra. Anche l'altra corrispondono esattamente. Corrispondono esattamente, sì, perché il raggio di curvatura è più grande. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.